benvenuto alla terza puntata dedicata al concetto di sopravvivenza e di competizione. Il mondo è un nostro riflesso, tutto il nostro sistema esistenziale è una nostra proiezione. Non possiamo negare il contrario, che sia una proiezione di qualcun altro, perché quando ci guardiamo allo specchio siamo sempre noi e siamo noi che riflettiamo la nostra immagine nello specchio. Per cui tutto ciò che noi percepiamo come esterno, e l'abbiamo visto in diversi post di Intuito Femminile, non è altro che una nostra proiezione olografica. Questo non significa che non esista, anzi, esiste la proiezione olografica, ma quella non è la realtà dell'essere profondo, cioè dell'essere umano. L'essere profondo vuole vivere. Allora si crea una sorta di conflittualità che porta l'uomo a competere e non a collaborare, per cui è suscettibile di malattie, è suscettibile di qualsiasi conflitto all'interno del sistema. Si è arrivati a pensare che diciamo che il mondo si sia sviluppato socialmente, abbia raggiunto un livello di civiltà proprio perché è stato capace l'emisfero sinistro di gestire in un determinato modo le emozioni. E quindi si può vedere, da un certo punto di vista, una sorta di evoluzione nel dominante, mentre una sorta di staticità dell'emisfero non dominante, cioè dell'emisfero destro. Ma noi siamo anche persone che sognano, siamo anche persone creative, e in quel momento la parte destra del cervello, quello che noi percepiamo come diviso a destra, può manifestarsi, e c'è molto non detto, molto non espresso, molto represso. Io parlo di emisfero, ma è come se fosse un mondo psichico diviso in due pezzi, in cui un pezzo invidia l'altro, perché l'emisfero sinistro invidia la capacità emotiva di attingere molto più velocemente all'intuizione, alla voce unificata della coscienza integrata, e l'emisfero destro, non potendosi invece esprimere come dovrebbe, sviluppa un sottostrato gigantesco, immenso, inconscio di informazioni che nascono dal conflitto che viene generato con l'emisfero sinistro. Quindi una gamma di emozioni che non si sarebbero mai sviluppate si sviluppano proprio perché c'è questa sorta di conflittualità. Quindi cosa succede? Che praticamente questo primo step dell'essere umano, cioè quello della sopravvivenza e della sua divisione, del percepirsi come diviso, è funzionale, perché nel momento in cui l'uomo si divide in pezzi, in tanti mille pezzi, sviluppa tutta una serie di capacità di comprensione di quei pezzi. Ma l'obiettivo è quello di unirli i pezzi. Perché una volta che ho sperimentato il concetto di finito, il concetto di competizione, devo passare all'altro step, cioè a vedere qualcosa al di là del conflitto, qualcosa che è così unico, che si chiama informazione ed interscambio informativo, che permette di vivere. L'interscambio informativo che noi conosciamo e che non possiamo in alcun modo utilizzare dal punto di vista analitico è l'amore, cioè l'informazione unificatrice. L'amore si trova in uno stato dell'essere in cui l'essere profondo è. Dobbiamo individualizzarci. L'individualizzarsi significa dare sfogo alla parte anarchica di se stessi. Parte anarchica di se stessi significa che non dobbiamo porci né limiti e né regole. Tutto ciò, io mi rendo conto, è difficile da vivere, perché in un sistema parametrizzato, in un sistema in cui ci sono le coordinate spazio-temporali, la persona viene collocata. E quindi appartiene al sistema, appartiene alla gerarchia, appartiene alla catena alimentare ed è una persona competitiva. Come si fa a essere qualcos'altro di quello che siamo stati fino adesso?
dobbiamo pensare che la nostra intuizione, dobbiamo attingere alla parte più profonda del nostro essere, quella che ci fa vedere la realtà così com'è, non la realtà olografica, cioè il conflitto che noi andiamo a proporre. Attraverso la nostra proiezione noi vediamo un conflitto in noi che dobbiamo reintegrare. Questo conflitto ci permette di esistere. Quindi già l'esistere in questo mondo è necessariamente conflittuale. Ma noi non siamo soltanto esistenti, noi siamo essenze. E siamo essenze, quindi esseri umani, capaci di integrare la parte conflittuale dentro noi stessi, la parte sopravvivente nel vivente, esseri umani, cioè capaci di conoscere il limite e di integrarlo dentro se stessi. Ciao ciao!